Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di stenosi lombare e per farlo siamo in collegamento da Verona con il dottor Mario Giarletta. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera, buonasera a lei. Dottor Giarletta, quindi per i nostri telespettatori, che cosa è la stenosi lombare? Dunque, la stenosi lombare è una patologia caratterizzata da un restringimento della parte centrale del canale lombare, che è quel canale che si estende dalla prima vertebra lombare alle prime vertebre sacrali. È un canale che è delimitato anteriormente dai corpi delle vertebre, dai dischi tra le vertebre e da un legamento, che è il legamento longitudinale posteriore. Lateralmente invece troviamo i peduncoli delle vertebre e le articolazioni che connettono tra di loro le vertebre e invece posteriormente ritroviamo le lamine, ossia la parte posteriore della vertebra e tra le lamine i legamenti interlaminari, anche detti legamenti gialli, che poi vedremo essere tra i principali protagonisti della stenosi lombare. Dottore, quali sono le cause? Perché ciò accade? Allora, raramente la stenosi lombare è congenita, in questo caso associata ad altre patologie congenite come ad esempio il nanismo condroplasico. Generalmente invece la stenosi lombare è acquisita, cioè compare nel corso dell'età, in particolare l'età adulto-anziana. Difatti la causa più frequente è l'artrosi. L'artrosi porta ad una serie di eventi che iniziano con una progressiva degenerazione discale che condurrà a protrusioni discali o talvolta ad ernie e alla progressiva riduzione dell'altezza del disco. Questo fallimento della componente anteriore della colonna si riverbera sugli elementi posteriori che dovranno compensare. Gli elementi posteriori, quindi il sovraccarico, andranno incontro ad una sofferenza che porterà a tre fenomeni fondamentalmente, ossia l'ipertrofia delle articolazioni, che ricordiamo essere la parte laterale del canale, la comparsa di osteofiti, ossia delle protuberanze ossee da sovraccarico, sia a livello delle articolazioni, sia a livello dei margini dei corpi vertebrali e infine l'ipertrofia dei legamenti gialli che posteriormente alle radici nervose andranno ad ingrossarsi e a spingere in avanti appunto i nervi. Qualora coesista anche una protrusione discale, si crea come una sorta di cappio per le radici nervose. Un'altra delle cause a seguire più frequenti è la spondilolistesi, ossia una dislocazione che può essere anteriore o posteriore di una vertebra rispetto ad un'altra, spesso associata alla lisi istmica, che porta inevitabilmente al restringimento del canale e quindi ancora una volta alla stenosi lombare. Ma di fatto la causa più frequente è l'artrosi, un'artrosi progressiva. Dottore, come si manifesta la stenosi lombare? Quindi come facciamo a renderci conto di soffrire di questa patologia? Dunque, tipicamente i pazienti si manifesta con la cosiddetta claudicatio neurogena o zoppia neurogena, ossia un dolore alla superficie postero laterale degli arti inferiori, delle cosce ma anche delle gambe, che tipicamente compare, si manifesta oppure si intensifica nel corso di una postura eretta prolungata oppure la marcia. Ci sono pazienti che percorrono poche decine di metri e devono fermarsi per il dolore. Talvolta coesiste anche un dolore lombare, spesso si associano parestesie a tipo formicolino negli stessi territori e può esserci anche una debolezza agli arti inferiori oppure raramente dei veri e propri deficit di forza. Dottore, può essere scambiata con altre patologie? Sì, può essere scambiata con altre patologie. Il motivo per cui la claudicatio associata a stenosi lombare è definita neurogena è per distinguerla dalla claudicatio vascolare, che è invece legata ad una vera e propria ischemia arteriosa, quindi ostruzione di quelle arterie che nutrono i muscoli degli arti inferiori. I sintomi sono comunque diversi, sovrapponibili ma diversi.
Nella claudicazio vascolare vi sono dolori ma anche crampi oppure oppressioni agli arti inferiori. Il dolore si riduce fermandosi durante il cammino, ma subito, mentre nella stenosi lombare c'è bisogno di qualche minuto per ottenere un miglioramento della sintomatologia. Oppure ancora, il paziente con stenosi lombare trae beneficio flettendosi in avanti perché la flessione della colonna apre gli spazi tra le vertebre e quindi dà più spazio, dà minore compressione alle radici stesse, cosa che invece non accade nella claudicazio vascolare. Dottore, è in presenza quindi di uno o di più sintomi, quali sono gli accertamenti che bisogna fare? Dunque, la valutazione medica è fondamentale, innanzitutto per distinguere se la claudicazio è su base neurogena o se è su base vascolare. Nel sospetto di una stenosi lombare, sicuramente l'esame principe è una risonanza magnetica dell'arachide lombosacrale, che ci permette di documentare quelle alterazioni di cui dicevamo prima. Eventuali protrusioni discali, un'ipertrofia delle faccette articolari o ancora di più un'ipertrofia dei legamenti gialli che di fatto vanno a creare una compressione sia dal davanti, sia lateralmente, sia da dietro delle radici nervose lombari. Bene, dottore, quindi abbiamo visto che cos'è la stenosi lombare, abbiamo visto quali possono essere le cause e abbiamo visto anche come fare diagnosi. Quindi adesso possiamo parlare di qual è il trattamento. Certo, dunque il paziente con stenosi lombare può avere uno spettro di manifestazioni molto ampio e ovviamente anche come entità i sintomi possono variare. Il paziente che lamenta una storia recente o che ha dei sintomi non così intensi e un quadro neuroradiologico non così eclatante, ecco, in questi pazienti è possibile, anzi, è doveroso iniziare con un trattamento conservativo. La terapia fisica, la fisioterapia, è fondamentale per questi pazienti. La fisioterapia ha due obiettivi: da un lato cercare di ridurre il dolore, dall'altro cercare di irrobustire la muscolatura paravertebrale. Non solo, uno degli obiettivi fondamentali per il fisioterapista è quello di correggere la postura di questi pazienti affinché non vi sia un anomalo sovraccarico della colonna e di riflesso quindi delle radici nervose. Certo. Sicuramente, quindi, diciamo, un ciclo di fisioterapia è sempre raccomandato. Nei periodi di maggior dolore è possibile utilizzare farmaci come antidolorifici non steroidei o antidolorifici oppiacei, mentre l'utilizzo di cortisonici non è giustificato. Secondo alcuni, inoltre, è possibile ricorrere a iniezioni e infiltrazioni paravertebrali, c'è chi utilizza anestetici, chi un'associazione di anestetici e cortisonici, oppure chi ricorre alle infiltrazioni di ozono. Bisogna però stare attenti perché qualora il paziente diventasse un candidato alla chirurgia, la stessa chirurgia verrebbe ostacolata o resa comunque difficoltosa dalle aderenze cicatriziali provocate da ripetute infiltrazioni. Nei pazienti invece in cui la terapia medica dovesse fallire, oppure nei pazienti con lunga storia di sintomi o sintomi molto intensi che danno notevole disagio, non sono più tollerati e con un quadro di risonanza magnetica chiaro, franco, che mostra una stenosi evidente, ecco, in questi pazienti è ragionevole invece proporre l'intervento chirurgico. E nel caso in cui, dottore, quindi sia indicato l'intervento chirurgico, questo in che cosa consiste? Dunque, considerando la presenza di una stenosi su base spondilodiscoartrosica pura, cioè senza listesi, senza lisi istmica, senza altre componenti, ma solo la stenosi artrosica, appunto, l'intervento che proponiamo in genere è una decompressione chirurgica, ossia andare a liberare le radici per via posteriore, rimuovendo gli elementi che posteriormente danno la compressione,
ossia i legamenti gialli, qualora si volesse fare soltanto un approccio interlaminare, oppure una laminectomia. La laminectomia è un intervento che consiste nella rimozione sia delle lamine, quindi della parte posteriore delle vertebre, sia dei legamenti gialli ingrossati. Come si esegue la laminectomia? E, se è possibile vedere il video, ecco, considerata la zona, il tratto del rachide lombare interessato, queste sono le radici che immaginiamo decorano nel canale, le faccette ipertrofiche e i legamenti ingrossati. Si individua la regione interessata dalla stenosi lombare, si rimuovono dapprima i processi spinosi, cioè le protuberanze posteriori delle vertebre, quindi le lamine, la parte posteriore dell'arco posteriore della vertebra. Rimosse le lamine e i legamenti dei segmenti interessati, si va a decomprimere posteriormente le radici nervose, quindi a liberarle. Quindi, dottore, ad un paziente che ha effettuato l'intervento, che cosa gli aspetta? Molto spesso i pazienti ci chiedono quanti punti avranno o quanti punti gli abbiamo messo. In realtà ci dovrebbero chiedere a cosa andiamo incontro dopo l'intervento, cosa devo aspettarmi. Ecco, sicuramente nel corso del ricovero dopo l'intervento chirurgico una certa dolenzia in sede di intervento è assolutamente normale. Per quanto riguarda invece la convalescenza a casa, è sicuramente d'aiuto utilizzare per qualche giorno un corsetto, un busto lombare che dia supporto, ma non in maniera continuativa, perché uno degli obiettivi curativi della stenosi lombare è irrobustire la muscolatura paravertebrale. Se utilizziamo un corsetto lombare troppo a lungo, otteniamo l'effetto inverso, cioè indeboliamo la muscolatura. Quindi, ancora una volta, dopo la convalescenza post-operatoria, la fisioterapia può essere d'aiuto proprio per irrobustire i muscoli paravertebrali. Dottor Gerletta, è stato un vero piacere averla qui, grazie. Grazie a voi, grazie a lei per l'invito. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.